Colleghi, per favore, senza brusio, un po' di silenzio. Prego. Grazie Presidente. Oggi parliamo di giustizia, di riforma del processo penale, cioè di un settore fondamentale che riguarda la tutela dei diritti di tutti i cittadini italiani. E non intendo rispondere a nessuna delle provocazioni che sono state fatte, perché la giustizia non è una questione personale. Allora, il nostro dovere è parlare oggi ai cittadini del merito di questa riforma, cioè concentrarci sui fatti, non sulle provocazioni o sulle ricostruzioni fantasiose. E cominciamo con il primo punto importante, e cioè cosa votiamo oggi? L'idea che si vuole far passare è quella del governo Draghi, che in fretta e furia, sollecitato dall'Europa per recuperare fondi del Recovery Plan, ha scritto una riforma del processo penale nuova, che è lontana anni luce da quello che era stato scritto nel Conte 2 e che addirittura cancella completamente quello che era stato scritto nel Conte 2. Qual è la realtà? La realtà è che oggi si vota la riforma del processo penale a prima firma Bonafede, approvata in Consiglio dei Ministri dal Conte 2 e portata in quest'Aula nel marzo del 2020 e successivamente emendata dal governo Draghi. E sul merito degli emendamenti mi soffermerò tra poco. Quello che va chiarito è che in questa occasione è vero che l'Europa ci ha chiesto le riforme della giustizia, ma è altrettanto vero che quando ce le ha chieste noi eravamo già pronti come Paese, perché la riforma del processo civile, quella del processo penale e quella del Consiglio Superiore della Magistratura erano già approvate in Consiglio dei Ministri e già all'esame del Parlamento. Ma di questo chiaramente non parla nessuno, perché il messaggio che deve passare a reti unificate è che il Movimento 5 Stelle giustizialista e manettaro e tutte le altre etichette che sono state risollevate oggi in quest'Aula si sia completamente disinteressato dei tempi della giustizia e delle garanzie costituzionali. Ora, chi dice questo lo dico chiaramente. Smettetela di mentire al popolo italiano, perché il piano di assunzioni su cui si basa l'intera riforma è quello concepito e in gran parte finanziato dal Conte 1 e dal Conte 2. Parliamo delle assunzioni ordinarie, che sono circa 18.000, a cui si aggiungono le assunzioni straordinarie, circa 21.000 del PNRR, che è stato scritto nel Conte 2 e poi confermato con una scelta che abbiamo apprezzato pubblicamente, Ministra, dalla Ministra Cartabia e dal governo Draghi, ma confermato completamente il piano assunzionale che era stato scritto dal governo Conte 2. Se il modo migliore per velocizzare processi e fare le assunzioni, noi possiamo rivendicarlo con orgoglio. Abbiamo varato il piano di assunzioni e di investimento nell'organico della giustizia, che non ha precedenti nella storia di questo Paese, dati alla mano. Il Movimento 5 Stelle, quindi, ha dimostrato di tenere alla velocizzazione della giustizia come mai nessuno aveva fatto prima, perché siamo fermamente convinti che un processo, nel rispetto delle garanzie costituzionali, debba concludersi in tempi ragionevoli, ma il processo deve concludersi con un accertamento dei fatti, non deve andare al macero. Perché mandare al macero un processo è il peggior fallimento dello Stato di diritto, che dichiara la resa incondizionata. E passiamo al punto certamente più dibattuto e controverso, vale a dire quello sulla improcedibilità e sulla prescrizione. E qui mi rivolgo a quest'Aula, ma permettetemi,
Mi rivolgo anche a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle che su tutto il territorio in questi anni ha portato avanti iniziative e occasioni di approfondimento in materia di giustizia. Allora, chiariamo un punto. Anche nel testo che viene votato e approvato oggi, la prescrizione si blocca dopo la sentenza di primo grado, così come era previsto nella legge spazzacorrotti. Quindi, dopo le indagini, il dibattimento, la sentenza di primo grado, rimane che la prescrizione si blocca definitivamente. Ma cosa dicevano gli emendamenti del governo nel testo originario? Nel testo originario, una volta chiarito che la prescrizione si bloccava dopo la sentenza di primo grado, si stabiliva che in appello dopo un termine massimo di 2 anni e in Cassazione dopo un termine massimo di 1 anno si aveva l'improcedibilità, cioè il processo finiva oggettivamente nel nulla. Ora dobbiamo essere chiari. Abbiamo alzato le barricate? Assolutamente sì. Siamo stati gli unici nella maggioranza a farlo? Orgogliosamente sì, perché questo... Questo è il destino del Movimento 5 Stelle, nel nostro DNA, essere in trincea per difendere con intransigenza i valori della giustizia. Vedete? Il mastro dell'eroe, per favore. La prescrizione e l'improcedibilità, diciamocelo chiaramente, non hanno nulla a che fare con la velocità dei processi, anzi... In un paese in cui il tempo medio della durata dell'appello è di poco più di 2 anni nella media nazionale, fissare una soglia massima di 2 anni vuol dire sollecitare le impugnazioni, perché gli stai dando una meta temporale di durata oltre la quale il processo finirà nel nulla, e quindi sollecitando le impugnazioni aumentano le impugnazioni, si ingolfano le corti d'appello e si rallentano i processi, l'esatto opposto dell'obiettivo della riforma. E aggiungo un punto. Deputato Del Mastro, la ricamo all'ordine. E aggiungo un punto. Una soglia così bassa in un paese in cui il tempo di durata media in appello è di più di 2 anni, stabilire una soglia così bassa di durata massima, cioè di 2 anni, voleva dire accettare il rischio, per noi inaccettabile, di avere isole di impunità, perché non si sarebbero celebrati tutti i processi. E tra l'altro, visto che tutti parlano dell'Europa, dobbiamo chiarirci che questa sarebbe stata una risposta completamente in senso contrario rispetto a quello che ci chiede l'Europa, che tra l'altro è quella stessa Europa che ha più volte lodato la norma sulla prescrizione che è contenuta nella legge spazzacorrotti. Ad ogni modo, cosa abbiamo fatto? Semplicemente siamo stati gli unici nella maggioranza ad insistere perché ci fosse in commissione l'audizione dei più autorevoli esponenti istituzionali in materia di giustizia, e il messaggio che è venuto fuori da quelle audizioni è stato molto chiaro, e cioè c'era il rischio col testo originario di un problema per la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i reati di mafia, e due, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, c'era un rischio di mandare al macino 150.000 processi. Nel giro di poco tempo gli autorevoli esponenti della lotta alla mafia si sono uniti al coro di voci critiche su quel testo originario, e il Movimento 5 Stelle, come fa sempre, cioè lavorando nelle istituzioni, si è fatto carico di quelle preoccupazioni. Si è fatto carico di quelle preoccupazioni emerse nelle audizioni nel sostanziale silenzio di tutta la politica. Anzi no, qualcuno ha parlato, perché il segretario della Lega ha chiarito legittimamente che la riforma, cito testualmente, non andava cambiata nemmeno di una virgola, ignorando quindi completamente l'allarme che veniva lanciato dai magistrati antimafia. E questo fa un po' specie se si pensa che il segretario della Lega è anche un ex ministro dell'Interno, che quindi rispetto alla sicurezza nazionale dovrebbe avere una particolare sensibilità. Oh!
Forza Italia dal canto suo approfittava di un momento di caos e presentava un emendamento sull'abuso d'ufficio che veniva bloccato grazie anche alla fermezza del Movimento 5 Stelle. Si avvia a conclusione? Sì, Presidente, sono stato interrotto più volte. Sì, si avvia, dico, sta recuperando. Oggi non c'è nessun trionfalismo per i risultati raggiunti. Quello che viene votato non è il testo che avremmo voluto. C'è però da constatare che grazie al contributo del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, nell'interlocuzione che abbiamo apprezzato con la Ministra Cartabia e col Governo Draghi, siamo riusciti a ottenere che per tutti i reati... Colleghi, dovete far concludere... ...compresi i reati ambientali... Fino al dicembre 2024 i termini vengono raddoppiati a 4 anni e per i reati con l'aggravante mafiosa vengono triplicati a 6 anni. Non solo, per tutti i reati, cioè di mafia, di voto di scambio politico mafioso, terrorismo, violenza sessuale aggravata, traffico internazionale di stupefacenti, è stato eliminato il termine di durata massima. Ora, Ministra Cartabia, il percorso è ancora lungo e noi continueremo a dare il nostro contributo con lealtà, in maniera costruttiva. Questo non vuol dire essere sempre d'accordo, vuol dire nel momento di disaccordo e di divergenza portare avanti argomentazioni solide, anzi solidissime nel merito. Concludiamo. Finisco, Presidente, noi ci saremo. Lo dico a tutte quelle forze politiche che hanno l'obiettivo, per non dire quasi l'ossessione, di demolire quello che è stato costruito in materia di giustizia nei due governi precedenti. Non ci sarà nessuna restaurazione, nessun passo indietro, non con noi nella maggioranza. Concludo, Presidente. Noi abbiamo il dovere di essere leali, prima di tutto con i cittadini italiani che nel 2018 hanno manifestato una chiara volontà di cambiamento e che credono fermamente nel fatto che l'onestà e la giustizia siano le uniche prospettive possibili per il futuro del nostro Paese. Con questo spirito e con questo orgoglio dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.